Cari amici e cari amiche del canale YouTube, ben ritrovati. Buongiorno, buon martedì 27 febbraio. Ehm, è una settimana particolare perché dopo aver pareggiato purtroppo 1 a 1 con l'Atalanta per quel rigore è molto, molto, molto generoso, Un rigorino concesso alla squadra bergamasca di Giampiero Gasperini, bisogna subito rimettersi al lavoro perché il Miana questa settimana gioca venerdì. Quindi oggi è martedì e vuol dire che eh, giovedì è già vigilia. Eh, C'è solo l'allenamento di oggi, domani e dopodomani per preparare la sfida contro la Lazio. Lazio che ieri ha perso eh, contro la Fiorentina, eh, quindi Lazio che arriverà comunque all'impegno con. L'acqua alla gola, la classifica eh, della squadra di eh, Sarri non è assolutamente buona. C'è da dire che a Lazio poi deve preparare anche la sfida contro il Bayern Monaco. Questo potrebbe portare a perdere anche un po' di energie in campionato. Lo si spera, perché comunque il Milan ha bisogno di mantenere ehm, dei punti: di ottenere dei punti eh, che eh, permetta alla squadra di rimanere eh, al terzo posto o magari provare a. A, ad avvicinarsi alla Juve al secondo posto ehm, in questo video parliamo naturalmente eh, di calcio giocato perché comunque il Mian eh, ha, mh, purtroppo non ha portato a casa i due punti contro l'Atalanta e prepara la sfida con la Lazio ma parliamo anche di calcio mercato perché parliamo di calcio mercato? perché dalla Germania stanno uscendo fuori delle indiscrezioni sempre con un po' più di insistenza su un possibile tentativo... Uh, del Bayern Monaco in estate per Teo Hernandez. Sappiamo che Teo Hernandez è uno dei fiori all'occhiello della formazione milanista. Teo, Leao, Mignan sono questi i campioni assoluti di questo Milan. E se per Leao ci, ci sarà, immaginiamo uh, la concorrenza fortissima del Paris Saint che perderà a zero uh, Kylian Mbappé destinato a vestire la maglia del Real Madrid su Teo Hernandez invece potrebbe piombare il Bayern Monaco ma Leao ha una clausola risolutoria da 175 milioni di euro quindi da un certo punto di vista il Mian è anche tranquillo no? perché se non arrivano quelle cifre il Mian può sempre rifiutare è chiaro, se dovessero spendere e investire a, a Parigi 175 milioni di euro per le Ao, il Mian non può opporsi. Ma anche a cifre inferiori, il Mian può dire no. E lì è una scelta del club. Teo, però, purtroppo non ha una clausola, quindi lì eh, bisogna trattare. Da quello che filtra dal club rossonero, teo Hernandez non andrà via mai per meno di 100 milioni, cioè 100 milioni è la base. Di una trattativa, secondo quello che eh, filtra dalla sede di via Aldorossi, da, dal quarto piano dagli uffici del quarto piano di via Aldorossi, almeno 100 milioni di euro. Poi eh, magari il Bayern sentendo queste cifre e capendo che il Milan eh, per meno di 100 milioni non si siede nemmeno al tavolo delle trattative, magari andrà su un altro giocatore, non farà nessun tentativo per Teo, oppure invece proverà comunque nonostante tutto a convincere sia il giocatore sia eh, il club milanista. 100 milioni mi sembrano anche... Dal mio punto di vista, il minimo per un giocatore che ogni anno sforna una quantità industriale di assist e di gol. Parliamo di uno dei terzini più forti ehm, in Europa, probabilmente anche al mondo, a numeri clamorosi. Teo Hernandez, Teo Hernandez che contro l'Atalanta ha raggiunto 200 presenze con la maglia del Mianatteo, che tra l'altro è stato uno dei primi a rinnovare il contratto con il Mianateo Vi ricordate quando eh, nell'era Maldini-Massara eh, nell'epoca elliot. Eh, ogni anno c'era sempre il timore di perdere i giocatori. No? Il Mian ha perso che sì, Donna e eh, Romagnoli, però ha rinnovato il contratto a, a Te Bernandez, a Tonali, a Leao ha rinnovato il contratto a Benasser eh, ha rinnovato il contratto a giocatori comunque importanti della rosa milanista e Teo Hernandez è stato il primo ad accettare senza neanche fare tanti eh, casini ha accettato il contratto e ha rinnovato 4 milioni di euro netti più 500 mila euro di bonus all'anno per il buon Teo Hernandez scadenza nel 2026 il Milan deve innanzitutto Portare la scadenza ad almeno tre anni in più, quindi dal 26 al 29, ehm, e soprattutto cercare di ehm, aumentare l'ingaggio al giocatore. L'unica mossa anche per trattenerlo, per gratificarlo, perché, perché Teo Hernandez è stato uno dei pochi ad avere sempre continuità in tutti questi anni in rossonero. Non ha mai avuto una stagione ehm, come dire dove non ha mostrato le sue qualità forse nell'anno del mondiale quando è tornato dal mondiale lo abbiamo visto un po' sottotono però Teo Hernandez è sempre Teo Hernandez, è l'arma in più di questo Milan quindi il Milan lo vuole blindare c'è in agenda un, uh, un incontro col suo procuratore per uh, cominciare a parlare del rinnovo scade nel 26 non è un rinnovo imminente non è una scadenza imminente però... È giusto cominciare a parlare con il suo procuratore del prolungamento di Teo Hernandez. E quindi ora passiamo invece all'argomento società: perché? perché sono sempre più insistenti le voci su uh, investitori che potrebbero uh, arrivare a appunto, investire nel Milan investitori del Medio Oriente ma anche eh, investitori che arrivano da altri mondi, no? quindi dall'America oppure da, da altre parti del, eh, del mondo perché l'importante per Jerry Cardinale è avere eh, al suo fianco eh, investitori che iniettano denaro e, eh, nel, ne, ne, nelle casse del, del club e del suo fondo ovviamente, del fondo Redbird è un po' Il compito di un, di un fondo è quello di, eh, di rastrellare, di raccattare, di trovare, cercare nuovi investitori. Voci sempre più insistenti. Il Mian potrebbe nelle prossime settimane cedere delle quote di minoranza. Il Mian inteso come Redbird, come eh, Redbird che in questo momento gestisce come fondo americano eh, la maggioranza delle quote del club rossonero. Attenzione a questa sfumatura, lo abbiamo sempre detto, al momento... Gerry Cardinale non ha intenzione di rinunciare al controllo del Milan, quindi alla maggioranza, ma è aperto, a, al, 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 è aperto alla cessione di quote di minoranze, quindi all'inserimento di azionisti minoritari in qualità di partner. Vediamo perché eh, c'è que questa possibilità sempre più concreta. E nelle prossime settimane, qualcuno parla di marzo-aprile, eh, potrebbero verificarsi delle novità da questo punto di vista. D'altronde i viaggi di Gerry Cardinali in Medio Oriente sono sempre più frequenti. Il Mian, comunque ha una sede ad Abu Dhabi, eh, ha una, una sede strategica e un appoggio anche in Dubai. Eh, il Mian, in quelle zone lì, ha comunque tanti interessi eh, non solo per eh, azionisti minoritari quindi per quote di minoranza ma anche il Mian è aperto a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi eh, al Mian come sponsor per la costruzione del nuovo stadio eh, quindi può succedere anche questo e, e per questo sono ore di Ore, giorni, settimane di fermento attorno al mio dal punto di vista societario, vediamo cosa. Vediamo cosa succede. Io credo che se dovesse entrare al Milan un socio di minoranza e quindi Gerry eh, Cardinale dovesse cedere delle quote <coughs> minoritarie, sarebbe comunque un grande vantaggio per il Milan perché dal punto di vista finanziario sarebbe ancora più forte rispetto ad ora. E questo potrebbe portare il Milan magari a fare degli investimenti in più sul, sul, sul mercato. Potrebbe il Milan trattenere con un po' più di semplicità i propri campioni, magari rinunciare a qualche offerta importante per Teo, per Leao per Menyan ma anche per tutti gli altri componenti della rosa perché è più forte dal punto di vista finanziario, vediamo ehm, i prossimi giorni credo che Saranno interessanti sotto questo profilo, sotto questo punto di vista. Abbiamo parlato di campo con il Miana che sta preparando la partita contro la Lazio. Abbiamo, abbiamo parlato di calcio mercato con il Miana che vuole blindare Teo Hernandez eh, e non si siede al tavolo delle trattative per meno di 100 milioni con il pressing possibile del Bayern Monaco e abbiamo parlato anche di quote eh, societarie e di potenziali partner e investitori per il Milan come sempre vi ringrazio eh, lasciate un like se vi va e attivate la campanella e iscrivetevi sempre di più in tanti alla nostra community per far crescere il canale YouTube a presto, ciao!